Ma lì dov'è? Magari era lì sul ponte che stava passeggiando o mangiando, così semplicemente. Oppure stava lì che si stava aggiustando i pantaloni. Alzava la testa un attimo, buttava un occhio verso il mare e la vedeva. Allora si inchiodava lì dov'era, gli partiva il cuore a mille sempre, tutte le maledette volte, giuro, sempre. Si girava verso di noi, verso la nave, verso tutti e gridava L'America! Quello che per primo vede l'America, su ogni nave ce n'è uno. E non bisogna pensare che siano cose che succedono per caso, no? Nemmeno per una questione di diottrie. È il destino quello. Quella è gente che da sempre ci aveva quell'istante stampato nella vita. E quando erano bambini tu potevi guardare negli occhi. E se guardavi bene già la vedevi l'America. Già lì, pronta a scattare, a scivolare giù per nervi e sangue, che so io, fin dentro al cervello, tin tin tin, e da lì fin dentro alla lingua per quel grido, America! Io ne ho viste di Americhe. 6 fottutissimi anni su quella nave. 5-6 viaggi ogni anno, dall'Europa all'America e ritorno, sempre a molo nell'oceano. Quando scendevi a terra non riuscivi neanche a pisciare dritto nel cesso. Lui era fermo. Lui. Ma tu. Tu continuavi a dondolare. Perché da una nave si può anche scendere. Ma dall'oceano. Quando ci sono salito c'avevo 17 anni. Ed una sola cosa mi fregava nella vita. Suonare la tromba. Così quando venne fuori quella storia che cercavano gente per il piroscafo, in Virginia, giù al porto, io mi misi in coda. Io e la mia tromba. Gennaio 1927. Li abbiamo già i suonatori, disse il tizio della compagnia. Lo so, e mi mise a suonare. Cos'era? Non lo so, gli si illuminarono gli occhi. Quando non sai cos'è, allora è jazz. Sai ragazzo, ci vanno matti per quella musica lassù. Lassù voleva dire sulla nave. E quella specie di sorriso voleva dire che mi avevano preso. Suonavamo 3-4 volte al giorno, prima per i ricchi della classe di lusso, poi per quelli della seconda. Ogni tanto si andava anche da quei poveracci degli emigranti e si suonava anche per loro. Suonavamo perché l'oceano è grande e fa paura. Suonavamo perché la gente si dimenticasse chi era, non sentisse passare il tempo e dov'era. E suonavamo il ragtime perché la musica su cui Dio balla.